Bentornati ragazzi, sono Geovispo dello staff di Noi Malati di Foot. Benvenuti nella player review di Antoine Griezmann Thief. Prima di iniziare, se volete acquistare crediti passati da Bitcoin FIFA, troverete il link e il codice coupon malati 15 qui in descrizione per avere il 5% di crediti in più. Antoine Griezmann, attaccante e ala francese dell'Atletico Madrid, in questa sua versione third in form. Sulla carta può sembrare simile alla sua versione second in form, ma si può subito notare in game l'aumento, seppur minimo, del suo fisico. Specifico, l'ho inserito tra i contro, ma è un piccolo contro perché per me sembra più forte di fisico della sua precedente versione. Ha 74 generale con 82 resistenza e 67 forza. La sua forza potrebbe sembrare scarsa, però non è proprio così, perché negli spalla-spalla, quelli tra virgolette deboli, diciamo che tiene palla. Però se l'avversario va di forza contro di lui, lui tende purtroppo a perdere palla. Questo era per me l'unico contro, seppur minimo, che ho riscontrato. Nemmeno il colpo di testa è un contro, perché ha un 86 di elevazione e un 82 di precisione di testa, e personalmente un gol di testa me l'ho anche fatto, quindi non l'ho messo né tra i pro e né tra i contro. I suoi calci piazzati sono buoni, con 74 precisione su punizione, però vi consiglio di fargli battere le punizioni corte e qualche calcio d'angolo, perché questo 74 non è proprio il massimo. Passiamo ora al tiro, con 91 generale suddiviso tra 99 piazzamento, quindi perfetto, 95 finalizzazione, 89 potenza tiro, 83 tiro dalla distanza, 96 tiro al volo e 76 di rigori. Per me tutti i tipi di tiri con lui sono ottimi, sia a giro, a pallonetto, di potenza e addirittura al volo, ragazzi. Finalizzazione giusta, perché sotto porta sbaglia poco o nulla. E con un piazzamento perfetto si troverà sempre in posizione. E viene aiutato anche dal suo work rate, che è un alto medio, quindi buono, ed è più propenso alla fase offensiva. Ma dà anche una mano a centrocampo e in difesa, una piccola mano in centrocampo e in difesa. La sua velocità è ottima, con 89 sulla carta e con valori in equilibrio tra 89 velocità, scatto e accelerazione. Quindi è davvero veloce e lo noterete sicuramente. E grazie a questa sua velocità al suo ottimo dribbling potrete scartare gli avversari anche soltanto muovendo la levetta analogica zigzag a destra e sinistra, e potrete farlo tranquillamente, perché comunque viene aiutato anche dalla sua grande agilità, un 94 sulla carta davvero ottimo e che riscontrerete sicuramente in game. Il suo dribbling è un 89 generale con 74 di equilibrio, forse un po' scarsino, 86 di riflessi, 86 controllo palla e 92 di dribbling. Per me ha davvero un ottimo dribbling, perché per il suo poco equilibrio, che però non si sente più di tanto, perché sicuramente viene aiutato dalla sua grandissima velocità. Controllo palla che non mi ha entusiasmato, e io non l'ho inserito tra i pro. Un altro pro sicuramente sono le sue 4 stelle skill, che per gli skiller, quelli che sanno skillare, sicuramente saranno qualcosa di buono. Nonostante abbia un ottimo tiro e velocità, ha anche un buon passaggio. Con lui personalmente qualche assist l'ho fatto. A 80 generale con 77 di visione, 86 cross, 78 passaggi corti, 80 passaggi lunghi e 88 d'effetto. Diciamo che riesce in tutti i passaggi, corti e lunghi, ed anche nei cross. Sa passare anche col destro, perché ha anche 3 stelle piede debole, che non sono il top ma accettabile, perché in game sembrano un 4 stelle, diciamo. Poi l'effetto influisce molto sia nei passaggi che nei tiri. Io l'ho utilizzato in un 4-1-2-1-2 in coppia con la casetta Sif, ed insieme sono devastanti. Io l'ho comprato con lo stile intesa Falco, che aumenta un più 2 di velocità di tiro e di fisico. Ci sta come stile intesa, ma vi consiglierei anche uno per aumentare un più 3 di passaggi e fisico. Io l'ho pagato 1.500.000 crediti circa per PlayStation, e devo dire che non mi sono pentito di aver speso quei crediti. Riassumendo, pro, tiro, dribbling, agilità, piazzamento, velocità e le 4 stelle skill. Contro, forza fisica, tra virgolette. Un voto che gli ho dato è un 9, quindi quasi perfetto. In conclusione, è una carta davvero interessante e da provare se avete i crediti. È micidiale nei tiri e con un fisico migliorato rispetto alla sua versione Sif. Dunque ragazzi, la player review
termina qui. Se vi è piaciuta, non dimenticate il mi piace, iscrivetevi al canale. A breve vi apparirà anche un'annotazione con le nostre altre player review. Dunque ragazzi, non dimenticate l'iscrizione. Qui è Giovispo, vi saluta e vi ringrazia.